ancora Domenico Zipoli, ancora tutta la sua freschezza giovanile di composizione, ma una freschezza, come abbiamo detto, con il suo offertorio molto ragionata, sia di testa che di cuore. Si tratta di due suoi piccoli gioielli dalle sonate di intavolatura per organo, due piccoli versi, dalla raccolta dei versi in re minore, uno in forma di toccata, l'altro in forma di una piccola graziosa fuga. Ne parliamo e cerchiamo un attimino di farcene un'idea con il giovanissimo organista che ce li ha proposti nel nostro percorso di formazione musicale. Stasera con noi c'è Antonio. Ciao Antonio, benvenuto, ben trovato anzi. Grazie a te Ale. Magari ecco, possiamo assicurare i nostri amici che avessero voglia di andare a vedere la nostra proposta, la tua proposta di questi due versetti di Zipoli, che effettivamente sei te che li suoni nel settembre scorso e che ora semplicemente hai un po' cambiato look, vero? Sì, sì, tranquilli, sono io. Ecco appunto, tornando a noi, al nostro caro Zipoli, siamo in presenza, come abbiamo detto, di due versetti di questi due gioiellini tratti dalle sonate di intavolatura per organo. Il primo versetto è una toccata nella tonalità di re minore. E Zipoli l'ha un po' pensata per essere una bella, festosa, frizzante introduzione magari anche all'entrare della messa, all'inizio della celebrazione liturgica. Mi viene un po' da chiedere che effetto ti ha fatto la prima volta che l'hai sentita suonata all'organo e che effetto ti fa ora quando la suoni all'organo, sia magari per piacere tuo mentre studi o magari anche per il servizio alla messa durante la celebrazione liturgica? Premetto che come tutti i ragazzi della mia età ascolto anche molta musica moderna, non solo quella classica. Quindi rap, hip hop e musica di questo genere, giusto? Sì, sì, musica di questo genere qui. Però quando ho ascoltato questo versetto di Zipoli, la mia emozione è stata completamente diversa. In pratica, l'immagine che sento ascoltando questo versetto di Zipoli è un uomo che corre, corre per raggiungere il suo obiettivo. È un obiettivo che ha molto a cuore e con l'accordo finale riesce a raggiungerlo. Ecco, questa interpretazione che tu dai dell'uomo che corre e che ha un obiettivo ben preciso, in effetti è l'interpretazione giusta, coerente, che si può dare a questo versetto, a questo primo versetto in forma di toccata. Perché? Perché c'è questo bellissimo scorrere di note che una mano esegue mentre l'altra tiene l'accordo in armonia e viceversa, un'altra poi eseguirà il tappeto delle note, l'altra terrà l'accordo in armonia, che imita appunto un avvicinarsi concitato, un accorrere anche festoso, gioioso, giovanile. L'obiettivo, cioè il senso di avere un obiettivo a cui tengo molto. Questo lo possiamo intendere se usiamo questo brano per introdurre la messa, introdurre un vespro solenne, proprio l'avvicinarsi all'altare, l'entrare in preghiera, l'entrare in un rapporto a tu per tu con la presenza stessa di Dio nella preghiera liturgica. Infatti, per me, suonare all'organo questo versetto di Zipoli significa proprio dare agli altri la gioia che ho provato io. Di tutt'altro genere, invece, è il secondo versetto, che è una piccola fuga in tono più pulito, più cristallino, più misurato, più ponderato e anche più dimesso. Diciamo che questi due brani messi in successione, la toccata e questa piccola fuga, funzionano un po' come la pagina del Vangelo del pubblicano che va al Tempio. All'inizio c'è tutto il desiderio ardente di entrare, di mettersi alla presenza di Dio, poi però una volta che si è entrati si ha questo atteggiamento di abbassare lo sguardo, di non osare neanche levare gli occhi verso l'altare perché si avverte la propria piccolezza, la propria fragilità, anche le proprie ferite. In pratica il primo versetto fa da ardente entrata, il secondo versetto in questo stile così fugato fa un po' l'ufficio di atto penitenziale, come a dire: Signore, abbi pietà di me che sono peccatore, sono così, mi conosci, però conservo questa limpida speranza nella tua misericordia, nel tuo amore. Ecco, che impressione fa a te
suonare il secondo versetto, questo versetto in forma di fuga. Sì, l'immagine che io è molto simile, ovvero quest'uomo che nel primo versetto correva e correva per trovare un obiettivo, bene, nel secondo versetto è finalmente riuscito a trovarlo e adesso si sta godendo tutta la pace che ha trovato. Ecco, vedi, questo ci fa capire, in effetti, quanto sia grande questa musica, anche quando si tratta di pezzettini molto piccoli, perché sono in grado di dare questa grande risonanza alla pienezza dei sentimenti umani e far emergere in noi immagini, sensazioni, esperienze intime, spirituali, umane, profonde, ricche. Alla fine lo scopo dell'organo all'interno della liturgia, ma possiamo dire lo scopo della musica in generale, all'interno del culto, all'interno della vita cristiana, è questo: dare risonanza alla pienezza dei sentimenti umani, darci il modo di rileggerli, capirli, decodificarli, razionalizzarli e proiettarli anche in un livello più alto, più sublime, più trascendente. Noi ringraziamo con gioia e con gratitudine il nostro caro amico Antonio che è venuto a farci visita e vi lasciamo la possibilità chiaramente di potervi andare qui sotto nella descrizione a questo video ad ascoltare la sua esecuzione di questi due versetti di Zipoli, altrimenti, come sempre, nello sterminato oceano di internet fra YouTube e qualsiasi altro mezzo c'è la possibilità di ascoltarsi i primi due versetti della raccolta di versetti in re minore di Domenico Zipoli dalle sonate di intavolatura. Noi vi salutiamo e vi auguriamo buon ascolto, buona musica e a Dio piacendo. Alla prossima puntata. Ciao!